Eccoci qui, ben ritrovati. E se fosse Franco Degli Santi ad accomodarsi sabato pomeriggio alle 17.30 in panchina in occasione dell'attesissimo derby dello Iacone fra Taranto e Foggia, certo, è soltanto una ipotesi suggestiva, oltretutto, visto e considerato che Franco Degli Santi, lo ricordiamo, è il neo allenatore della Primavera, del Foggia a 71 anni e di San Giorgio Ionico, e dunque si tratterebbe di un tarantino seduto sulla panchina del Foggia. Ma sottoponiamo alla vostra attenzione quella che ha tutte le sembianze, quello che ha tutte le sembianze di un paradosso, per restituirvi l'incertezza che in questo momento c'è in casa Foggia, dopo che il club sostanzialmente da domenica ha deciso che il rapporto con il tecnico Roberto Boscaglia può considerarsi ai titoli di coda. Inevitabile sotto certi versi, perché questa è una squadra che non sta mostrando alcun segnale di ripresa, che lentamente si sta adagiando sul fondo della classifica e che è soltanto la brutta copia della formazione che un po' tutti invece si sarebbero attesi nel corso di questa annata, che da queste parti doveva segnare, almeno nelle premesse, il definitivo rilancio del calcio foggiano. Sappiamo tutti come sta andando. Evidentemente l'auspicio è che si possa correre ai ripari, si possa mettere una pezza che speriamo non sia a colori, a quelle che sono state scelte poco condivisibili fatte a monte, ma questo è un altro discorso. Boscaglia forse sarà messo nelle condizioni di andare via, non lo sappiamo. Certo, il tecnico di Gela di dimissioni non vuol sentirne nemmeno parlare, e eventualmente per arrivare a quella che tecnicamente si definisce risoluzione contrattuale, chiederà inevitabilmente una buonuscita. Ora non sappiamo se Patron Canonico andrà incontro alle richieste del tecnico siciliano. Certo, è un antipatico, tira e molla, che non sappiamo poi a che epilogo porterà. Potrebbe, come dire, a sorpresa anche il presidente decidere magari di dare un'ultima chance a Boscaglia proprio nel derby di Taranto, a patto e condizioni magari che poi però, nel caso in cui le cose non vadano per il verso giusto, si faccia definitivamente da parte senza nulla pretendere. Ma questa è una nostra personale ipotesi, e sta di fatto, insomma, che l'esonero non c'è stato. Nessuna comunicazione ufficiale da parte del club è stata fatta a partire da domenica, e dunque c'è questa antipatica situazione di stand-by, anche perché parrebbe il giro d'orizzonte che è stato fatto sui nomi che potrebbero fare al caso del Foggia non ha sortito gli effetti sperati, perché oggi come oggi chi eventualmente vuole abbracciarsi la croce di venire ad allenare il Foggia sa, insomma, che si ritroverebbe in una situazione delicata, con una squadra che probabilmente va rimessa in piedi anche sotto il piano psicofisico, e oltretutto, insomma, dovrà fare i conti con una proprietà che è risaputo spesso e volentieri vuol mettere il becco un po' dappertutto. Quello che è certo è che evidentemente questa è una situazione che non si potrà protrarre nel tempo. Il Foggia ha necessità di capire in quale direzione andare, ha bisogno di certezze, sì, proprio certezze, perché in questo momento, oggettivamente, da qualunque parte ci voltiamo, riusciamo a vedere solo e soltanto incertezze. Vi aspetto domani, ciao!